Ebbene, boys, è arrivato il momento di indossare questa maglia. È arrivato il momento di mettersi questa maglia. Nessuno se l'aspettava, nessuno lo sapeva. No, non è vero, molti di voi ci avevano azzeccato. E la chat sta andando a una velocità incredibile che non riesco a stargli dietro. E niente, allora. Ci sono delle cose da dire, mettiamo pure un pochino di musica. Ci sono delle cose da dire prima di partire con questa cosa. Allora, so, questo è per me è un grande momento poter portare questa maglia, poter rappresentare i Fanatic. E sono sia player che streamer per loro. Oltre a questo, stiamo vedendo ora di organizzare un team per i prossimi tornei. Come già avete visto, come già vi avevo raccontato, questa maglietta per me era una cosa che io sin da quando ero piccolo, che giocavo a Call of Duty e giocavo contro il team dei Fanatic o contro altri team, era con i miei compagni di squadra, era un sogno poter indossare questa maglietta. E ora finalmente sono riuscito a realizzare quel sogno quando ero piccolo, di poter portare questa maglietta, che era quando giocavo a Call of Duty. Vedevo sempre come degli dèi quel team che era sotto questo simbolo. E ora niente. Faccio parte dei Fanatic. Adesso sono Fanatic Power. Adesso faccio parte dei Fanatic a tutti gli effetti. È ufficiale. Avrete altre news. E non so cosa dire perché sono un po' emozionato di fare questo reveal. Di annunciare questa cosa. Non so veramente cosa dire. No, è la verità, sono un po' emozionato, ovviamente non ho mai, diciamo, portato una maglia così importante. Ovviamente sono altri giocatori che l'hanno indossata prima di me, e lo stesso Stermi ha giocato assieme al team dei Fnatic su Quake, e ce ne sono stati tanti altri, e per me poter portare questa maglietta significa portarmi dietro un peso, di dover dimostrare qualcosa, ovviamente, quindi se ora sono arrivato a un determinato livello, ora devo dare ancora di più. E niente, non so cos'altro dire, ragazzi. Volete dire qualcosa voi? Non so cos'altro posso dire, boys. Penso che era sicuramente un annuncio più bello della vittoria della Francia ai mondiali. Il compagno della squadra è ancora in ricerca per quello. E per chi non lo sapesse, ora è disponibile il mio codice sconto sul sito dei Fanatic. Se volete prendere magliette, felpe, pantaloni, mouse, tastiere e così via. Direi che siamo pronti per andare a giocare tra poco. Voi che cosa ne pensate di questo? Vi piace che un player italiano indossi questa casacca, questa jersey, questa maglia? Praticamente il contratto che ho firmato mi dà pure la completa libertà se voglio di traslare anche su altri giochi. Vogliamo la reazione di Marza. Sarebbe da vedere la reazione di Marza a una cosa del genere. Per chi non sapesse chi sono i Fanatic, sono una delle organizzazioni più famose a livello mondiale. Sono una superpotenza internazionale, per chi non lo sapesse chi sono, e sono una delle organizzazioni più durature attualmente. Ragazzi, per me indossare questa maglia è un grande peso, eh. Non è una maglietta facile da indossare. Ci sono passati i migliori giocatori d'Europa e del mondo sotto questa maglia, e quindi poterla indossare è per me una cosa, diciamo, non è facile, vuol dire che mi devo impegnare ancora di più in quello che sto facendo. Direi che 2 anni di PC ho fatto salti da gigante rispetto a quando giocavo su console ed è stato tutto ripagato, quindi ci sta di brutto. Ci sta di brutto. Sono contento di tutto l'hype. Il reddo della maglia, sfortunatamente sul reddo della maglia non c'è il nome perché abbiamo dovuto organizzare tutto molto velocemente. Però ora arriveranno anche le giacche, non solo questo. Ci sono tutte le nuove grafiche cambiate su YouTube, Twitch, Twitter, sono cambiate tutte le grafiche. Se siete qui su Twitch, se aggiornate e andate a vedere, ci sono pure tutti i bottoni cambiati. Ora avete capito il perché di tutto l'arancione che si vedeva in giro? Il codice promozionale sul sito dei Fanatic è Power. La maglia non è leggermente grande, sono io che non ho più bicipiti e tricipiti, sfortunatamente. È il momento di darsi sotto da domani con i pesi. La mia ragazza mi guarda, incazzatissima. Sì, questo penso che sia uno dei momenti più belli della mia vita che ricorderò per sempre, cioè di indossare questa maglietta. Oh. Madonna. Madonna, che roba! Che disagio, raga.
Che disagio. Allora, ci tengo a dire che, ragazzi, cioè, far entrare un italiano che entra non in una multi a caso di quelle che ci sono qua in Italia, senza offesa per quelle italiane, ma entrare nei Fanatic, ragazzi, è come entrare nel Real Madrid del calcio, visto che oggi siamo in tema calcio. È arrivata, cioè, l'amicizia, ragazzi, di quello che ti ha fottuto il nome. Vabbè, non importa, non mi piaceva con il 9-2 tanto. E vabbè, allora siamo pronti. Che cazzo, dici? Allora, aspetta, aspetta. Bisogna tryhardare. Cazzo, adesso sudo il doppio. Sudo adesso perché... bisogna sudare. Adesso sudo il doppio perché sono con uno dei Fanatic. Aspetta che chiamo mia mamma e gli dico che lascia il like. Cosa? Quando hai capito che potevi diventare famoso su Twitch? Guarda, non me ne sono ancora reso conto perché... ci sono arrivato troppo velocemente. Quello è il problema. Ed è comunque è stato meritato, ragazzi. Cioè, per chi non lo conosceva, ho prima, grindato su PC come un pazzo. Cioè, ragazzi, per chi non l'ha seguito, già da Overwatch Power è stato sempre così, eh? È stato sempre lo stesso personaggio, sempre talentuoso nei videogame, quindi... io vado alla casa, diciamo, in fondo all'angolo, come sempre. Ha perseverato parecchio, ragazzi. Cioè, non c'è arrivato qui dall'oggi al domani. Cioè, mi stanno spammando di messaggi al cellulare in una maniera fuori di testa. Eh beh. Ma anche penso per i prossimi giorni, però così. Madonna, Beth, non puoi capire. Mo' c'ho una responsabilità con sta maglia addosso. Posso solo immaginare. Ho un pump, lo vuoi? No, per il momento sono Gucci. Posso solo immaginare. Ah beh, mo si rulla brutto. Magari molte persone non possono capire questo perché non sanno che fin da quando ero piccolo io sono sempre stato un mezzo fanboy. Io ho solamente due pump. Ok. Ho un bel loot, insomma. Sono sempre stato un fanboy dei Fanatic perché ci ho giocato contro. So la loro storia, da dove sono partiti, dall'Australia, per poi arrivare a essere uno dei team più grandi al mondo. E quindi per me è tipo... non lo so, mi sento un bambino a Natale in questo momento. Ti ha pushato il tipo? Ma non so quando... è qui accanto a me, qui accanto a me. Morto. L'amico sta scendendo, buttato. Arrivo. Ah, tranquillo. Ragazzi, per il momento Power emana un'aura potentissima. Attualmente sono over 9000 in questo momento. Madonna, ragazzi, sento una pressione adesso. Quella tag ha cambiato tutto. Ha cambiato tutte le cose, sì. Allora, io sono pronto per andarcene da qua. Prendiamo quella cassa lì, eh. C'è un SMG blu. Ce l'ho se già. Necessita. Ok, ok. Che altro mi servirebbe un tac di un altro colore, ma va bene così. Cioè, c'ho il pump blu, ma me lo tengo, dai. Qua, Tommy Gun blu. Qua sopra. Sì, ce l'avevo pure prima io, me lo dovevo dare io, vabbè. Oh, qua dentro c'è una cassa, aspetta, buona come il bread. Oh. Mo' me devo mettere una skin arancione, lo sai? Dopo andiamo a mettere la skin arancione, allora. Aspetta, ma questa qui di base mi pare che c'ha qualcosa di arancione. No, addosso. No, ma metto l'altra. Vai, prendiamo il Rift. Ne prendiamo uno solo? Ah, quello dici quella là da robot. Sì. Grazie mille, Rango the God, per la sub. Ragazzi, dopo ringrazio tutti per le sub. Scusatemi. Vai. Andiamo a cercare retail. Andiamo a caccia. Ragazzi, spaccate il sub button per Fanatic Power. C'è la skin Fanatic. Allora, vedi ma chissà se le faranno. Eccolo qua, lo vedi? Ah, sta prendendo la cosa. Sì, gli scendo sulla casa. Io gli scendo in culo. Sotto di me? Qua sotto, bro. Ah, così. Sembra un elicottero solo quando spara. È vero, però. Vabbè, eliminati, ce ne possiamo andare da qua. Di già. Grazie mille, Joel, pure a te per la sub. Sono tutte sold out le maglie. È andato tutto sold out.
Ci Ci sono le... Raga, io non vedo l'ora di potermi mettere i pantaloni della felpa. Oh, che cazzo drifta? Vieni qua, stronzo. Ah, se li metti adesso, guarda, penso che non ti troviamo a fine live. No, no, finalmente, però sono bellissimi. cazzo, immagino, soprattutto la felpa. L'ha la visto felpa mentre si è buttato dentro al divot da 260. Sì. L'amico è sopra, l'altro si è lanciato giù perché ha detto che voleva farla finita. Io sto rushando veramente con pochi mazzi. Headshot a uno. Fa troia le stighi. Aspetta che adesso gli do io le stighi. Aspetta le stighi di tiro. Quello era quello. Questo one shot. Sto guardando che l'altro. Sotto. Oh, bella. GG. Altro team da solti. Altra da solti. Sto arrivando, sto arrivando. Vai, sotto vai. Ce n'è uno pure dentro al divot che arriva da 280. Sta salendo ora. Vedo, vedo, vedo. Gli hanno rotto le robe. Ok, vogliamo prendere questi dentro. Ma guarda, sta arrivando con uno scappato di terra. Vabbè, è morto, è tuo. Ehi. Oh, quel tac. Ammazziamo quelli dentro solti? Vai, vai. Arriva, arriva carrello 330. Ce l'ho davanti. Bella. Vedi chi sta là dentro? Ah, davanti a noi. Vai. Down. È sparito. Sparito! What? Che si era messo sotto il tettino. Ma come ha fatto ad andare sotto al tetto se c'ero io sopra al tetto? Ah, guarda. Io ho visto solo che t'ha buildato praticamente il tetto, si è buildato sopra. Infatti sono rimasto malissimo. Vabbè. Trovato 300, 300. Arrivo. Ah, sì, lo vedo che saltella. È carino, è cucciolo. Salta, stronzo. Scudo, ok, eliminato. Novità. No scudo, eliminato, proprio diretto. Dentro... Dove c'è il loot? Hanno preso il loot. Hanno preso il loot, hanno preso il loot. Oh. Che cazzo da è? Nord. Ma è uno? Mi pare babbo. Sì. No, 3-3-3. Ha un altro team, lo sta incando da dietro, il suo poveraccio. Mine. Sto evitando per resti questo. Fatto uno. C'è un altro team che spara da sud-ovest. No, ce n'è uno solo qua. Gli sto andando sopra, così non può fare niente. Gli faccio cascare tutto. Vai. Fatto. Grazie per la distrazione. Stanno pozzetto e qua se vuoi. Visti? Ovest. Così lontani. Stanno precisamente dove sto mirando io. Dove sto correndo io? Sto guardando, ho visto. Sto pushando con Tigo. Ah, eccolo qua. Fatto l'altro. Fatto. Shieldini. Ora non c'è capito niente. Che dice Scildini? Non ci ha capito niente. Sì, sì, e qua ormai cioè, li stiamo umiliando. Siamo a cazzo durissimo. Poverini, stiamo veramente andando sopra le persone. Sai cosa mi sta venendo da ridere? Perché? Perché adesso penso che la gente che te killi leggono Fanatic Power. No, c'è la stream mode, lo vedo, c'è un altro davanti a me. Niente. Baghezza. È scappato via a 130, lontanissimo. Ha proprio messo il turbo nos boost. Stanno qui davanti. Ah, stanno a fare pure una mega bill fight. Stanno a succedere cose qua davanti. Senti, assaltiamo questi qua che stanno a 110. Eccolo, ce l'ho davanti. No, 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 aspetta. Itadi, itadi, itadi. Vai, usciamo. Messo un hit anch'io. Metto un pad, vaffanculo, andiamo.
Morti, usciamo gli altri. Arriva. Fatto. L'altro ce l'ho davanti. Che cazzo sta facendo? Sono altri. Ma dai, me l'ha inculato quel bastardo. Lo vedrai adesso. Sono altro qui sotto. Uno è scappato col pad. Oh Cristo. Madonna che male che gli abbiamo fatto. Stato dietro. Dietro. Qua sono dentro. Sono due qua. Bravo. L'altro è scappato, viene con me. No, no, è scappato da est. C'è un pad qua se lo vuoi prendere. Lo vuoi prendere il pad? Aspetta, così lo pushiamo. Posso dire un chug? Vabbè, è un Nani! Vabbè, no. Easy. Ok, GG, bro. Oh, GG. Sto game abbiamo fatto un bel po' di kill. Almeno un bel po' più di kill abbiamo fatto. Oh, è inaugurato bene. Subito prima vittoria così. Nani? Fanani? Fnanic?